Questo è stato il nostro obiettivo. Stai ancora lavorando al tuo discorso? No, l'ho terminato ieri sera. E ne sei soddisfatta? Sì, adesso sì. Anche se non è stato facile, lo ammetto. Temevo di non trovare le parole giuste. Un po' di incertezza è normale, no? Parlerai a una platea importante, ma sono sicura che sarai perfetta. Ammetto che Vittorio mi ha dato un grande aiuto. Ieri sera ci siamo visti per confrontarci. Ah. Beh, il premio l'abbiamo vinto per un progetto ideato insieme e mi è sembrato naturale prepararlo con lui. Capisco. Scusami se te lo chiedo, ma Tancredi è al corrente di questo, come vogliamo definirlo, amichevole consulto? No, non gliel'ho ancora detto, ma pensavo di farlo questa mattina. Mia cara, non sai quanto io apprezzo il tuo candore, ma ti sconsiglio vivamente di dirglielo. Quindi dovrei mentire? Omettere. È un'altra cosa. Vedi, te lo dico per esperienza, so quanto uno sguardo esterno possa fraintendere la natura di certi rapporti. Non stiamo più parlando di me, Vittorio, adesso, giusto? Stiamo parlando di uomini, mia cara. E si tratti di imprenditori blasonati o di semplici camerieri che hanno fatto fortuna, la sostanza non cambia. Sono tutti uguali. Che cos'è che avrebbe frainteso Marcello questa volta? Il comportamento di Umberto, temo. Dopo che mio cognato mi ha pubblicamente difesa dalle frecciate della Grammini, il nostro è letteralmente scomparso. Ma è passato poco più di un giorno. Il periodo più lungo che abbiamo trascorso separati, da che sono tornata a Milano. Beh, non ne farei un dramma. Non adesso, almeno. Ammetterai che è sorprendente vedere come Marcello, nonostante la sua maturità, sia stato vittima di un attacco di gelosia così infantile. Ma in questi casi credo che la cosa da fare sia concentrarsi sugli aspetti positivi. Tu e Umberto avete deposto le armi e questo è un sollievo, non credi?